ringrazio Rosella Sgarbati per l'intervento e passo la parola al candidato Jonathan Giacchetta. Io ti ringrazio, grazie Fausto, grazie Rosella. Complimenti sempre per la passione, perché sei comunque sempre performante e performante. Lo si vede, quello che più fa piacere è quella sicurezza, quella emozione che tu riesci a trasmettere alle persone che ti ascoltano, perché si vede che sei una persona preparata e preparata dal profilo. Questo è uno dei motivi per il quale appunto Partito del Valore Umano, perché io sono un candidato indipendente del Partito del Valore Umano, ha scelto di appoggiare in toto la lista Vox Italia Marche, e lo abbiamo scelto sostanzialmente sin dai primi momenti in cui ci siamo incontrati. Abbiamo visto in loro quello che poteva essere la professionalità, la passione in cui avevano in mente di fare le cose, e avendo noi per obiettivo, per principio, ripristinare il valore della persona umana, il valore delle piccole imprese, del fare a meno di dover continuare a sottolineare che il grande è bello e il piccolo fa paura o il piccolo deve essere estinto. Abbiamo sottoscritto, ma neanche tanto poi, ci siamo semplicemente accordati completamente su quello che poteva essere un programma comune. Io mi presento da qualche anno, sono un consulente aziendale e mi occupo di legalità bancaria e tributaria. Quello che Vox si candida e quello che Vox è l'obiettivo di dover, quello che vorrebbe fare sostanzialmente, è ripristinare appunto il valore e la sovranità al cittadino. Perché? Perché da anni non ci permettono neanche di andare a votare, ma tantomeno di esprimere ciò che il cittadino veramente vorrebbe esprimere. Quindi ad oggi Vox Italia Marche è l'unica vera alternativa a quella che può essere la falsa politica del centro-sinistra che vediamo oggi, tutto quello che ci circonda, che in realtà non ha funzionato, e ancor meno la falsa opposizione che, se ognuno di noi volesse o dovesse scomporre i loro discorsi, i loro concetti, potrebbe magari con stupore o forse meno scoprire che i concetti sono gli stessi. Il financial project per quello che riguarda i grandi ospedali. Io questi giorni sto girando, stiamo lavorando sodo, lo stiamo facendo con passione, sto girando, stiamo rigirando con Rosella, anche l'altra sera a Senigallia, siamo stati a Porto San Giorgio, siamo stati a San Benedetto, siamo stati in qualsiasi posto delle Marche e ancora abbiamo molti posti da andare da qui al 18. E sinceramente rimango basito quando ancora sento, e siamo arrivati al 2020, che ancora ci siano delle associazioni di diversamente abili che chiedono che venga impugnata di nuovo o comunque che venga almeno fatta rispettare la legge 24 e le barriere architettoniche. Stiamo scherzando? Abbiamo ancora gli uffici pubblici con i gradini. Io ho visto questi giorni delle associazioni di diversamente abili i quali ci dicono: lo diciamo, ma è come non dirlo. E sostanzialmente questa cosa va avanti da anni. L'assurdità della proposta, per fortuna ancora non è una legge, ma la proposta dei 5 Stelle, dove dice che è paragonabile sostanzialmente al che la persona che sta vicino alla persona disabile, che quindi dedica del tempo per stare vicino alla persona disabile, perché può essere un caro, un parente o un amico, anche dovesse fare 30 anni di aiuto, 30 anni di sociale, che è quello che in realtà dovrebbe essere ripristinato nella società di oggi, ne verrebbero riconosciuti a livello economico 3 anni di contributi. È assolutamente fuori di testa, secondo me, è assurda questa cosa, come è assurdo ritrovarsi in una sala congressi che, anche lì, basito quasi, ma soprattutto stupito, in una sala congressi che qualche anno fa, di circa 600 posti, ritrovarsi una sala piena di imprenditori che ad oggi urla più non posso, perché non viene assolutamente tutelata da nessuno. Parliamo ancora dei grandi spunti, delle grandi conferenze stampe, il bazooka potenza di fuoco. Vogliamo parlare di questo regime, che è tutto quello che noi non mai e poi mai noi abbiamo diniegato, oppure abbiamo considerato che il Covid non c'è stato o che non ci sia. Semplicemente quella che è la gestione. Ecco perché noi nei nostri locandini scriviamo contro il regime del coronavirus, perché sostanzialmente è un vero e proprio regime.
Ad oggi ancora i parlamenti li hanno aperti da poco e quello che hanno fatto i famosi DPCM li hanno fatti senza le camere. Cioè stiamo parlando praticamente di che cosa? Stiamo parlando della Costituzione che viene stracciata via anche con il referendum, mi attacco soltanto per questo periodo e per questo momento al referendum stesso per il taglio dei parlamentari. Stanno calpestando la Costituzione e nessuno se ne sta rendendo conto. Minacciano o comunque fanno grandi echi e grandi annunci, abbiamo voluto per anni il taglio dei parlamentari e oggi il taglio dei parlamentari non lo vuole nessuno. Questo è un taglio della democrazia. In questo modo si ritroverebbero le minoranze a non essere rappresentate. Quindi noi al referendum, ve lo dico, lo sottolineo, diciamo no, no al taglio dei parlamentari. Ma semplicemente per un motivo, perché andrebbe fatta forse prima una riforma elettorale e poi magari un taglio dei parlamentari. Le cose andrebbero gestite e organizzate. Una delle prime cose che noi faremo, laddove ovviamente ci daranno la possibilità, e speriamo che ce la diano, la possibilità almeno di dire la nostra, è innanzitutto un paio di inchieste, ovviamente amministrative, su dove siano finiti i soldi per quei poveri terremotati, e mi riaggancio a quello che dicevo prima, che ormai ad anni dal sisma ancora vivono in piccole casette con filtrazioni d'acqua e dove ancora ci stanno le macerie da rimuovere. È assolutamente assurdo. Non siamo favorevoli, anzi, siamo completamente contrari all'ennesimo commissario. Ormai siamo arrivati a 4, ognuno ha fatto quello che voleva fare, ma ad oggi non è stato fatto niente. Quindi siamo contrari. Siamo contrari al famoso ospedale di Civitanova, milioni di euro buttati via, aperta a maggio e chiuso praticamente alla fine di maggio, ma forse si è arrivato verso i primi di giugno. Siamo contrari a dover sentire e poi ci vengono a dire che sì, era tutto quanto a posto e che non ci dovevamo preoccupare. Siamo contrari a dover sentire che alcune figure del turismo, che è un settore che è stato martorizzato, settore che è stato decimato, e lo vedremo adesso a breve quando finirà questa prossima stagione, che la loro cassa integrazione è arrivata ieri, con stupore. C'era un ente facente parte ovviamente del mondo del turismo, dice oggi per la prima volta ci è arrivata la cassa integrazione. Tutto questo non ha funzionato, ecco perché si è proposta Vox, perché dobbiamo essere l'unica alternativa. Alternativa a chi? A Mangialoni e a Qualati, perché se li andiamo a scomporre è come parlare di Mangialati e Acquaroli, Mangialoni e Acquaroli, dicono gli stessi concetti, cambiano le figure, fanno il gioco delle tre carte, è la politica di oggi, è la politica degli ultimi 10 anni. Siamo contrari a chi? Ai 5 Stelle che dovevano ribaltare i palazzi, oggi sono la stampella del PD. Siamo contrari a tutto questo, ci siamo proposti come unica alternativa, speriamo in un grosso o comunque in un largo consenso. E tutto qua, abbiamo bisogno ovviamente di chi? Delle persone che ci diano una mano. Abbiamo bisogno delle persone che ci diano una mano nel momento in cui avremo la possibilità di dire la nostra, ritornando al discorso delle commissioni di inchiesta per capire dove sono finiti tutti questi milioni di euro, ritornando alle nostre commissioni di inchiesta per capire per quale motivo abbiamo dato ulteriori soldi all'aeroporto di Falconara, che è un aeroporto fallito, un aeroporto di Falconara che non ha neanche il collegamento Falconara-Roma. Cioè è assurdo anche questo, assolutamente. Quello che noi ci proponiamo è un tavolo costituente di che cosa? Di persone dove vengono invitati i professionisti che ad oggi non sono più invitati e che non vengono solo consultati, ma che siano sì consultati ma soprattutto resi partecipi e quindi partecipativi. Questo è quello che vuol fare Vox. E perché Vox è l'unica vera alternativa al regime di coronavirus, al Mangialoni e al Qualati. Questo è un po' il succo del discorso. Ringrazio, non l'ho fatto prima ma lo faccio adesso, a Fausto che ha organizzato questa bellissima serata. Ringrazio ovviamente al sindaco della città di Fagna che ci hanno ospitato in questa bellissima stanza. E che cosa volete che vi dica? Vi dico una cosa, che purtroppo sarei contento di dovermi smentire fra un mese, ma forse due, ma anche prima. Abbiamo una situazione, il nostro tessuto sociale, il nostro tessuto degli imprenditori che è ma lasciamo perdere, parliamo del 70% dei fatturati in meno. Parliamo di quel 70% delle aziende che hanno diminuito il loro fatturato del 70%, i quali il 30% almeno saranno costretti a chiudere.
Ripeto, per attività, abbiamo bisogno di consulenza aziendale, quindi costo del personale, ma soprattutto la trasparenza del mondo bancario, del sistema finanziario, dell'erario e chi più ne ha più ne metta. Le imprese ad oggi non ce la fanno più, hanno dovuto raschiare tutti i loro averi e ad oggi purtroppo hanno bisogno di essere tutelate e di essere aiutate. Aiutate da chi? Dalla politica che ormai è uscita. La politica che ormai è uscita dal cittadino, è uscita da quello che è la politica vera e propria, il concetto di politica, perché che lo vuol dire è l'ascoltare, il portare e rendere partecipi i cittadini e quello che è il loro volere. Ad oggi è diventato un discorso di contratti, compromessi, assolutamente. Io credo che Vox sia l'unica alternativa, lo sottolineo, Vox Italia Marche, e credo che sia Vox l'unica alternativa anche a quello che è il regime del Covid. Perché un'ultima cosa, perché poi dopo la voglio chiudere, sfido io, oggi ci vediamo bombardati perché veniamo terrorizzati psicologicamente sul Covid, che i contagi sono di nuovo in netto aumento, però nessuno di questi ci dicono effettivamente i contagi, quanti di questi contagiati stiano male veramente e quanti di questi contagiati invece siano asintomatici. E perché stanno diventando o comunque stanno aumentando i casi? Semplicemente perché nel periodo in cui eravamo in netta difficoltà, anche se ci avevano detto di stare tranquilli perché era tutto quanto a posto, non avevamo il tampone a campione. Oggi fanno 100.000 tamponi e vengono fuori che ci stanno 1.600 contagiati. Di 1.600 contagiati ci stanno quanto? L'1? Il 2%? Di malati effettivi? Tutto il resto asintomatici. Abbiamo bisogno di chiarezza, trasparenza. Noi questo è quello che chiediamo. Lo chiederemo nei tavoli e lo chiederemo a forte voce. Infatti siamo Vox. Io ringrazio e saluto tutti di buon cuore.